Non c'è stato il tradizionale tiepido sole primaverile a confortare la vigilia del 29° Gran Premio Lotteria di Agnano che si correrà domani. Sia i primi arrivati come Fakir Duvivier che a Napoli già da 4 giorni, come l'ultimo venuto l'americano La Pride Hanover, hanno dovuto accontentarsi di effettuare le rituali sgambature tra uno scroscio d'acqua e l'altro. Tempi duri anche per i cavalli che le fatiche dell'otteria vedranno ripagate magari con qualche zolletta di zucchero in più. 90 milioni invece da distribuire tra proprietari e guidatori. Non molti dicono gli addetti ai lavori e sperano anche loro in un aumento del montepremi. Immutata la formula, 3 batterie, una finale. Ed è proprio per questo doppio impegno nel giro di poche ore che l'indigeno Delfo, figlio di Cinquale, ben noto per le sue rotture prolungate, non si lascia preferire. Dovesse dimenticare le sue caratteristiche ereditarie, Delfo potrebbe essere degno avversario del francese Fakir Duvivier, il cavallo più prestigioso dell'otteria. L'americano Delest Curra, che ha vinto a Cesena 3 corse in una sola giornata e in quell'occasione di prova del campionato europeo sconfisse l'americano Cash Mimbar, è il più collaudato per un tipo di fatica di questo genere. Rivaldo Balbi intende non solo portarlo alla vittoria, ma cercherà anche di migliorare il suo stesso record della pista, ottenuto nel 77 con 1.14.4 al premio Freccia d'Europa. Non va dimenticato tuttavia Juanida, vincitore dell'ultima edizione e detentore con 1.14.6 del record dell'otteria. Ma queste sono previsioni alla luce di considerazioni tecniche. C'è sempre l'imprevisto di una rottura, di una corsa sbagliata, di una partenza non felice, anche se quest'ultima probabilità è da escludere per la presenza di Jimmy Smith, considerato il miglior starter del mondo. In lotteria, in tal caso, proporrebbe almeno altri 3-4 cavalli da includere nella rosa dei possibili protagonisti.